Benvenuti in questo nuovo appuntamento con Terzo Tempo 2.0, rassegna sportiva targata Italia 2 TV. Tanti argomenti di cui parlare, iniziamo subito con il basket. La Diseltecnica Pallacanestro di Sara Consilina conquista la terza vittoria consecutiva, un filotto di prestazioni positive che permettono ai Blue Boys di risalire la classifica. Sentiamo il servizio realizzato per noi da Vincenzo Iovine. È una settimana perfetta quella appena trascorsa dai Blue Boys, che centrano tre vittorie consecutive in soli 7 giorni, battuta ieri al centro sportivo di San Rufo la Basket School Messina con il risultato di 75-64. I ragazzi di coach Patrizio approcciano con grande fiducia il match e sin dalle prime battute danno segnali positivi. Al termine del primo quarto il risultato dice 30-22 per la compagine salese. Nel secondo periodo di gara i siciliani mostrano grande carattere e reagiscono al parziale incassato, chiudendo all'intervallo sotto di un solo punto. Alla ripresa di gioco sono gli ospiti a tentare la fuga, portandosi sul più 4, ma è proprio qui che entra in scena il capitano Moretti, che realizza 8 punti in fila e porta i Blue Boys a chiudere al terzo quarto in vantaggio 61-54. Nell'ultimo periodo di gioco la Diseltecnica detta bene i ritmi e tiene sempre a distanza gli ospiti, senza offrir loro speranze di rimonta. Alla sirena finale il risultato indica 75-64 per i Blue Boys, che chiudono una settimana perfetta e si rilanciano in classifica, lasciandosi definitivamente alle spalle il brutto periodo iniziale. Adesso sentiamo le voci dei protagonisti. Sinceramente la soluzione è stata focalizzarci e capire che non potevamo essere quelli là dell'una o a vinta e tre perse consecutive, ma dovevamo andarci a cercare qualcosa di diverso. Abbiamo fatto in settimana lavorando duro, lavorando con un criterio e con tanta professionalità. Colgo l'occasione per fare i complimenti ai ragazzi, perché si sono meritati una terza prestazione solida. Anche stasera siamo partiti da una buona difesa, magari abbiamo lasciato qualcosa sul campo nel primo tempo, però ero fiducioso perché stavamo lavorando ai fianchi dell'avversario con tanta pressione sulla palla. Le rotazioni poi dalla panchina ci hanno dato una grossa mano anche stasera e di conseguenza poi il lavoro paga. Ora ci aspetta un altro tour de force, perché dovremo andare in casa di una, insomma, concorrente accreditata al salto di categoria come Piazza Armerina, che è stata una delle regine del mercato, e lo faremo con un po' più di tranquillità rispetto a qualche settimana fa, ma coscienti e consapevoli che abbiamo una strada, che è il lavoro, sforzarci in settimana di costruire qualcosa, e step by step mi sembra che si stia iniziando a vedere qualcosa. Sapevamo che sarebbe andata così, una partita tosta, una squadra tosta, e abbiamo visto tutto questo durante la settimana, abbiamo fatto tanto lavoro dentro del campo. Ma piano piano abbiamo fatto il nostro lavoro, dopo penso che al terzo quarto, all'inizio dell'ultimo quarto, abbiamo trovato una soluzione. Loro hanno cambiato la sua difesa, quindi abbiamo trovato un po' di punti facili per mantenere la differenza di 10 punti. Veramente questo è molto importante per noi. Dopo un inizio un po' difficile, che abbiamo vinto la prima in casa, dopo abbiamo avuto sconfitte, ma siamo riusciti con queste vittorie di fila, sempre fa bene. Sicuramente è stata una serata importantissima, storica, è stata una settimana importantissima. I ragazzi avevano bisogno di ingranare, di riassettarsi dopo questo periodo, insomma, un po' difficile. Abbiamo avuto problemi di tutti i tipi, quindi non dimentichiamo che i ragazzi si allenano su tre campi diversi e facciamo queste trasferte esagerate, quindi sicuramente hanno avuto modo di capire che è dura, che però dovevano giocare nel migliore dei modi, e siamo arrivati a fare tre partite veramente bellissime. Hanno tutti i miei complimenti, perché si sono rafforzati, si sono uniti, si sono stretti anche nelle difficoltà, ma soprattutto stanno dando il cuore.
cuore e l'anima, che è quello che gli è stato chiesto, perché c'è un gruppo che ci segue dovunque e che fa sì che noi giochiamo sempre in casa, e ci fa, è il nostro sesto uomo e siamo diventati tutt'uno. E quindi noi, sempre per una maglietta, per un orgoglio territoriale, dobbiamo dare sempre il massimo, e questo lo hanno dimostrato stasera, una settimana bellissima. Secondo KO consecutivo per la Valdiano Volley. Le ragazze cadono in trasferta contro la squadra di Quarto. Nessun set vinto e tanto rammarico. Sentiamo i dettagli nel servizio. Una partita approcciata male dalla Valdiano Volley, che nonostante le ottime individualità non riesce a risalire la china nel match disputato contro la ST Centro Tecnico Sportivo Quarto. Nessun set vinto e rammarico, ma tanta voglia di riscattarsi nel prossimo match, che si terrà domenica 12 novembre contro il Volley San Marco. Nei momenti decisivi le ragazze non sono riuscite a trarre la partita a loro vantaggio, ma pagherà in questo senso l'allenamento svolto settimanalmente in palestra per consolidare lo spirito di squadra che è venuto a mancare nei momenti topici della partita disputata. Sacrificio e collaborazione, questi gli imperativi in vista della prossima gara. Cambiamo argomento, è la volta del calcio a 5. La Fel di Eboli cade in casa contro il Genzano. Con un parziale di 2-0, le Volpi ebolitane restano in classifica con un parziale di 9 punti, mentre la squadra ospite balza in classifica al secondo posto. Seconda sconfitta in campionato per la Fel di Eboli, la prima in casa che arriva dopo una gara in cui le Volpi creano tanto ma non riescono a portare a casa il bottino pieno. L'Eco City Genzano, la matricola terribile di questo campionato, colma di ex rosso-blu come Romano, Fantecele, Caruso e Tiago Bissoni, passa per 0-2 al Palasele. Una gara caratterizzata da tanti falli, con gli animi molto accesi, in cui i rosso-blu non riescono a capitalizzare le occasioni create. Un primo tempo molto equilibrato, con gli ospiti che passano in vantaggio dopo 3 minuti ad andare in rete, e uno degli ex più recenti, Fantasele, campione d'Italia con le Volpi, che sigla il vantaggio dell'Eco City Genzano. I ragazzi di Samperi reagiscono affidandosi alle giocate di Marinovic e alle conclusioni di Patias, ma la leggenda vivente Mammarella riesce a sventare le minacce portate dai rossoblù. Nel momento di maggiore spinta delle Volpi però arriva il raddoppio degli ospiti in contropiede, a siglarlo è Barra. Finisce 0-2 per i ragazzi di mister Angelini. La Fel di Eboli resta a 9 punti in classifica e ora tornerà di nuovo in campo il prossimo martedì per il recupero contro un'altra romana, il Ciampino Futsal. Partita combattuta, quella dello Sporting Sala Consilina, caratterizzata da continue rimonte e ribaltoni, un approccio che però va migliorato. Adesso è il momento del calcio dilettantistico. Tornano in auge vecchie società storiche come il Sanza, il Teggiano e la squadra di Monte San Giacomo. Grande attesa per il derby tra Polla e Caggiano. Ha avuto inizio lo scorso fine settimana il campionato di calcio di terza categoria per quanto riguarda la Regione Campania, un torneo che ha visto in asse di partenza anche storiche società calcistiche del Vallo di Diano che, per un motivo o per un altro, non scendevano in campo da tempo. Sanza, che ha un passato glorioso nel mondo del calcio, ha anche disputato il campionato di eccellenza, è tornato a calcare il terreno di gioco dopo 2 anni di assenza. Lo ha fatto con un KO nel derby più atteso contro Buonabitacolo. Altro importante ritorno è quello del Monte San Giacomo in campo, pareggiando sul terreno di gioco di casa che per anni ha ospitato categorie importanti. A porte chiuse invece il ritorno in un torneo ufficiale della FIGC della Teggianese, in campo anche delle squadre di Montesano sulla Marcellano. Peccato che le varie squadre del Vallo di Diano e anche degli Alburni siano state divise in 3 gironi differenti, pochi derby e trasferte troppo lontane. Nelle altre categorie, in seconda categoria, cadono Pollese e Caggiano, ma restano seconda e prima del girone, e domenica all'Antonio Medici di Polla c'è l'atteso derby. Nell'altro girone, secondo 0-0 consecutivo per il Padula all'Icosati, gli uomini di Mister Sarno restano in secondo posto. In prima categoria invece vince il Sassano e perde ancora Sala Consilina.
Adesso è il momento della ginnastica. La danza ginnastica Kodokan fa incetta di medaglie al campionato regionale svoltosi ad Angri. Ascoltiamo tutto nel servizio. La danza e ginnastica Kodokan fa il pieno di podi al Palafusco di Angri, al campionato regionale individuale Silver LA1. Valentina Marino ha conquistato il primo posto nella classifica assoluta LA1 laureandosi campionessa regionale, mentre Greta Pellegrino è diventata vice campionessa. Anche la sua compagna Beatrice Pascucci è salita sul gradino più alto del podio, ma nella categoria A3. Secondo posto anche per Ludovica La Greca, Letizia Carta, Grazia Dorotea Reina. Bronzo invece per Maribel D'Alessandro e quinto posto per Miriam Torre. Miriam è alla sua prima gara a FIGI, ha compiuto 8 anni da poco più di un mese. Davvero una bellissima gara per tutte, ognuna di loro ha presentato due routine. Appuntamento alle finali nazionali a Rimini in programma ad inizio dicembre. È il momento di una storia. Giuseppe De Rosa conquista la Road Sing Continental Challenge 2023. È lui il campione del mondiale di ultramaratona. È di Sala Concilina il vincitore della Road Sing Continental Challenge 2023, il campionato mondiale di ultramaratone in autosufficienza. Si tratta di Giuseppe De Rosa, classe 1977, che si aggiudica per la seconda volta consecutiva il titolo di campione mondiale di ultramaratona. De Rosa, tra i più esperti ultramaratoneti italiani, ha ottenuto anche il record di essere l'unico atleta al mondo ad aver tagliato il traguardo di 3 Track Series. Il circuito della Road Sing Continental Challenge, organizzato dal Canal Adventure, propone competizioni in cui gli atleti corrono su percorsi di gara, deserto, montagna e percorsi estremi tra neve e ghiaccio, in self-supported, ovvero in autosufficienza. L'equipaggiamento di un ultramaratoneta è composto per lo più da una bussola e uno zaino con un kit di sopravvivenza. Si corre per giorni dall'alba al tramonto, riposandosi di notte in sacchi a pelo e in tende allestite presso campi base lungo i circuiti di gara. Giuseppe De Rosa, dopo aver gareggiato in oltre 40 ultramaratone in tutto il mondo, parteciperà dal 12 al 16 novembre per la quarta volta all'Ultra Africa Race di 220 km in 5 tappe nella savana del Mozambico. Al suo ritorno il 3 dicembre, De Rosa a Sala Consilina, distanzi ai suoi concittadini, sarà premiato ufficialmente da Jérôme Lollier, promotore di Canal Adventure. Terzo Tempo 2.0 termina qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordo di seguirci anche sul nostro sito www.italia2tv.it, nonché anche sui nostri canali social. Appuntamento alla prossima settimana.